Nel mondo si sta assistendo all'esplosione del problema obesità, tanto che è stato coniato il nuovo termine globesità ad indicare le dimensioni pandemiche del problema. Circa 2 miliardi di persone sono sovrappese ed obese e alcune di queste sono gravemente obese. Ove abbiano fallito la prevenzione, la terapia dietetico-comportamentale, la terapia farmacologica che in alcuni casi può essere indicata, non rimane altro che la chirurgia. In realtà la chirurgia è l'arma più efficace che abbiamo a disposizione per il trattamento chirurgico della grave obesità e delle comorbidità ad esse correlata. È l'unica che è in grado di garantire risultati sul lungo termine e di controllare le gravi comorbidità quali ipertensione, diabete, sindrome delle apnee notturne che sono correlate alla grave obesità. Non è però una bacchetta magica, non è qualcosa che dall'oggi al domani risolve il problema. Il paziente deve essere inquadrato, valutato, sia prima sia dopo un eventuale intervento chirurgico da un team multidisciplinare che si prenda carico del paziente a 360 gradi nelle sue peculiarità. I tipi di interventi sono differenti, possono essere individuati in relazione a quelle che sono le caratteristiche del paziente, quali possono essere le procedure più indicate per il paziente stesso, essendo comunque le più diffuse nella pratica clinica la sleeve gastrectomy e il bypass gastrico. Tutti gli interventi chirurgici vengono eseguiti in laparoscopia, cioè attraverso dei buchini utilizzando della telecamera o con l'utilizzo della piattaforma robotica che può consentire di utilizzare queste tecniche microinvasive anche nei pazienti più complessi dal punto di vista chirurgico, soprattutto i pazienti super obesi o i pazienti che abbiano già subito degli interventi chirurgici addominali. Come dicevo prima, la chirurgia dell'obesità non è però una bacchetta magica e necessita che il paziente debba essere seguito per il resto della sua vita dal team multidisciplinare, debba prendere degli integratori che servono a garantire un'adeguata supplementazione vitaminica di alcune vitamine che altrimenti proprio per gli interventi che vengono fatti non potrebbero non essere assorbite o assorbite solamente in misura ridotta. Detto questo, nel lungo termine i risultati della chirurgia sono nettamente superiori a quelli della semplice dieta o della terapia dietetico-comportamentale. Dopo l'intervento chirurgico possono esitare anche delle sequele funzionali, estetiche, legate a pelle cadenti che possono determinare problemi non solo psicologici ma anche funzionali per il paziente, e lì la figura del chirurgo plastico va ad integrarsi a quello del chirurgo bariatrico nel correggere questi esiti dell'intervento chirurgico di chirurgia bariatrica. Questo ancora una volta a sottolineare la necessità che il paziente si rivolga a centri in cui sia presente il team multidisciplinare che possa prendersi carico di esso, delle sue problematiche per tutto il resto della sua vita.